Il quarto concerto del Festival Trieste Prima 2022 si tiene nuovamente nella Basilica di San Silvestro. Prima di dare la parola alla musica, ci piace spendere due parole sulla chiesa che ci ospita. Si è già detto dell'architettura, ma forse non tutti sanno che dopo l'acquisto della chiesa da parte della comunità evangelica di confessione elvetica, dalla fine dell'Ottocento ad essa si è affiancata anche una comunità valdese. Le due comunità vi celebrano il culto tuttora. Ma sento già i musicisti scaldare gli strumenti. Dobbiamo entrare. Buon concerto. Buonasera e benvenuti al quarto concerto del Festival Trieste Prima 2022, incontri internazionali con la musica contemporanea. Anche questo appuntamento ci vede protagonisti nella divulgazione e nell'avvicinamento della musica d'oggi, pronti a soddisfare la vostra curiosità riguardo a ciò che di più interessante il nostro udito può sperimentare. Il festival, dedicato quest'anno alla transfrontalierità, tocca stasera un aspetto importante nel rapporto tra paesi confinanti, il rapporto tra Italia e Slovenia. Un aspetto importante volto a presentare un importante compositore. Si tratta di Mari Kogoj, compositore nato a Trieste, vissuto tra Gorizia, Vienna e Lubiana, figura tutta da riscoprire. Nei primi decenni del Novecento, infatti, Mari Kogoj seppe trovare una propria poetica europeista in un paese, la Slovenia, che veniva proprio in quegli anni ad accentuare una propria identità nazionale. Poetica europeista che creò a Mari Kogoj numerose difficoltà, facendolo apparire un artista ribelle. Indagheremo la caratura artistica di Mari Kogoj in un modo del tutto particolare. Grazie alla Società Italiana Musica Contemporanea, infatti, si è istituito un concorso di composizione chiedendo ai compositori di scrivere ispirandosi ai leader del musicista sloveno. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente Miran Kosciuta per la traduzione dei leader in italiano. Ecco che gli echi dei versi scelti da Mari Kogoj rivivranno in alcune delle composizioni scelte tra le numerose pervenute. Sono convinto che l'associazione Kromas, promotrice dell'iniziativa, grazie alla collaborazione della Società Italiana Musica Contemporanea, si è fatta alfiere della cultura slovena portandola al centro del panorama musicale contemporaneo italiano. E penso che la serata odierna sia uno dei ponti più rappresentativi tra le due culture a confronto. Illustrerò stasera le composizioni una ad una. Desidero però chiamare sul palco uno dei membri del consiglio direttivo della Società Italiana Musica Contemporanea, il maestro Andrea Mannucci, il quale ci descriverà l'iniziativa e che ringrazio sin d'ora sia per la sua presenza qui oggi e sia per l'impegno profuso nel concorso. Accogliamolo con un applauso, grazie. Buonasera a tutti, sono Andrea Mannucci, voglio proprio ringraziare il maestro Corrado per questo importante invito. Io rappresento questa sera la SIMC, cioè la Società Italiana di Musica Contemporanea, faccio parte del membro direttivo, il presidente è il maestro Andrea Tarnelli che stasera ha un altro impegno ma sarà domani nella replica in Slovenia. Allora, la Società Italiana Musica Contemporanea è un ente veramente importantissimo, ecco, per tutta la portata storica che ne consegue. Tra l'altro nel prossimo anno, nel 23, celebreremo il centenario, 2023, che rappresenta non solo un pezzo di storia di questa società, ma possiamo dire tutta la storia della cultura italiana, ecco, fondata da Alfredo Casella, ha visto un susseguirsi di grandissimi compositori, dalla Piffa, Petrassi, Respighi, fino ad arrivare appunto ai compositori più vicini a noi, come Donatoni,
Aldo Clementi, eccetera. Ecco, tutti hanno aderito, hanno presentato, hanno lavorato per questa società che rappresenta veramente il fiore all'occhiello, una delle vere entità positive dell'Italia. Allora, noi abbiamo operato questa sera, ecco, per rappresentare, ecco, il meglio di quello che potevamo fare, e abbiamo lanciato questa call for score, cioè una chiamata di composizioni per riflettere, per anche stimolare la creatività intorno a questo interessante compositore, come diceva il maestro Corrado. Sono pervenute oltre una ventina di composizioni, veramente tutte importanti, interessanti, di grande fattura, ecco. E la commissione che si è operato questa selezione ha dovuto veramente lavorare con grande scrupolo, ecco, per selezionare i migliori, che vedrete qui appunto sono rappresentati dalle composizioni di Francesco Schweitzer, di Elena Maiulari, di Paolo Ricci ed Enrico Francioni. Questi sono lavori appunto selezionati da questa cover, ma tutte, anche gli altri erano meritevoli di essere eseguiti, ma il tempo è tiranno e vedo che stasera abbiamo un programma estremamente nutrito, per cui avremo occasione di sentire le composizioni estromesse in altre occasioni. Ecco, possiamo dire che la musica va avanti con grande voglia di esprimersi, la creatività non finisce ma si rinnova, ecco. E soprattutto questo bellissimo titolo che è impresso a questa locandina, Musica senza confini, veramente rappresenta l'icona del senso della cultura di oggi. Facciamo musica, facciamo arte senza preclusioni di sorta. Ecco, la musica deve, l'arte, ecco, deve unire i popoli, deve unire gli uomini di tutte le nazioni, di tutti i continenti, unendoci in questo senso di fratellanza. Io credo, veramente, esprimo veramente un grande applauso, ecco, al maestro Corrado per aver intitolato la sua rassegna Musica senza confine, soprattutto in questo periodo abbiamo proprio bisogno di tanta speranza e di tanto ottimismo. Io chiudo, vi ringrazio e vi auguro buon ascolto. Ringrazio il maestro per il suo intervento. Eccoci dunque alla descrizione dei brani in programma. Si è chiesto di presentare le composizioni agli autori stessi che ci hanno inviato degli scritti di assoluto interesse. Mi appresto dunque a leggerli di brano in brano. Francesco Schweitzer, l'autore di Morie, Mare, descrive il proprio brano con le parole seguenti. L'idea iniziale del brano nasce dall'incipit testuale e musicale della lirica De Klischka. Il verso iniziale, Morie, dammi il tuo pesam, mare, dammi il tuo canto, e il corrispondente materiale musicale costituiscono l'intera struttura della composizione. La linea melodica e il relativo accompagnamento pianistico vengono sottoposti a continue modificazioni intervallari, ritmiche e dinamiche, sempre differenti, generando zone più dense e altre più rarefatte, di carattere spesso contrastante. L'immagine poetica del mare origina inoltre la ricerca di una sonorità che richiami le onde che si infrangono sulla riva, in successione, ottenuta con i glissandi nella cordiera che introducono all'atmosfera iniziale del brano e che ritornano anche in seguito, come un sottofondo alla musica. La parte del canto è pensata non in senso strettamente vocale, ma come uno strumento che riverbera, dialoga, contrappunta la parte pianistica. La composizione risulta quindi una successione di silenzi e suoni, di canti e risonanze, di immobile attesa e di impeti improvvisi, come appunto succede quando si è davanti al mare. Buon ascolto.
Si è deciso stasera di alternare le nuove musiche del concorso indetto dalla Società Italiana Musica Contemporanea alcune composizioni pianistiche di Marij Kogoj. Le bagatelle per pianoforte, in sloveno Malenkosti, sono rappresentative dell'inquietudine della sua poetica, che piega il tardo romanticismo a una propria originalità. Nella prima bagatella l'inizio meditativo si scatena in un impetuoso crescendo per poi placarsi nuovamente nell'introspezione iniziale. Elena Majullari presenta il proprio brano con le parole seguenti. Il breve brano intende trasmettere musicalmente la sensazione espressa dalla sirena che, dialogando col mare, manifesta la sua ammirazione per l'immensa distesa d'acqua, ma anche il suo profondo timore per le insidie che nasconde. È proprio il contrasto tra l'incanto e la paura che genera la struttura binaria del brano. Le due sezioni, separate da un breve recitativo, si caratterizzano per un parallelismo nella scelta degli andamenti. Dal moderatamente mosso iniziale si passa al calmo, poi più mosso e infine agitato, struttura che si ripete identica nella sequenza, ma non nella durata, incorniciata da una breve introduzione e coda finale. Anche gli intervalli presenti nel canto, gradualmente più ampi con l'aumentare dell'andamento agogico, enfatizzano il dualismo emotivo appena descritto, stemperato solo alla fine da una comunione con le tempeste del mare, accettate e perfin amate dalla sirena. Buon ascolto. Thank you.
disastro pieno. Thank you.
vorrei ringraziare personalmente la compositrice Elena Maiullari che è qui tra noi stasera e vorrei che le dedicasse un applauso. Marie Kogoi, nella quinta bagatella, sembra svolgere un'intima confessione che, dopo le lamentose battute iniziali, sfocia compatta in un grido di dolore. Andrea Mannucci descrive il proprio brano nel modo seguente. La capacità di Prešeren, uno dei più noti poeti romantici sloveni, quella di spaziare con disinvoltura tra forme espressive e temi con sfumature significanti diverse, è data anche dalla gazzella o ghazal, una forma di poesia araba antica, confluita poi nelle letterature islamiche con struttura mobile dai 5 ai 15 versi, composti ciascuno da due emistichi, solitamente monolitici. In una struttura così composita, Prešeren non è affatto interessato alla stilizzazione orientale. Nel suo ciclo poetico sono assenti gli accenti persiani, presenti in diversi altri poeti, come per esempio Rückert o Goethe. Ciò che conta di più in questa raccolta è soprattutto il virtuosismo formale, la varietà di forme e temi. Forse è questo l'elemento maggiormente orientale del ciclo, l'interesse delle forme liriche complesse. Prešeren fu sempre attratto da forme che richiedevano un alto magistero poetico, presentando un alto grado di difficoltà nell'ambito della versificazione e della composizione del testo. La complessità tecnico-formale e poetica si riflette nell'impianto compositivo attraverso una ricerca capillare e rigorosa di relazioni ritmico-vocali generati dalla parola. Buon ascolto.
Il mio brano per pianoforte è un omaggio a Mari Kogoi. Dalla semplicità disarmante, come sospeso questo il titolo della composizione, desidera esporre delle linee melodiche intuitive, scaturite da improvvisazioni su spettri sonori. Sono molto affascinato dallo spettralismo, tecnica compositiva oramai già appartenente al passato, di matrice francese manifestatasi negli ultimi decenni del XX secolo. Sono, dicevo, molto affascinato dallo spettralismo per il fatto che esso dia alle mie composizioni un fascino coloristico. In come sospeso, credo che l'intuitività della musica, espressione diretta dell'inconscio, nasconda un profondo sentire, impreziosito dalla tinta misteriosa spettralista suddetta. Il brano si spegne ben presto, nel momento in cui si spegne l'ispirazione che l'ha generato. Ho chiesto ad Andrea Talmelli di spedirmi una presentazione del proprio brano e il compositore mi ha mandato lo scritto seguente. Scritto da Andrea Talmelli nel 1981, a pochi anni dalla morte dello scrittore, versi sottili come righe di pioggia è una composizione su parole di Pierpaolo Pasolini tratte da La nuova gioventù, poesie a Casarsa. Diversamente da Il Ninimo Art, altro testo della medesima raccolta, ma in lingua friulana,
musicato per coro a cappella e con il quale nello stesso 81 Talmelli si segnala il concorso internazionale Guido d'Arezzo, questa composizione per voce e pianoforte è su testo italiano. Si tratta di parole dure, versi impegnati, che fanno parte di un gruppo dal titolo Tetro Entusiasmo, poesie italo-friulane, e che sembrano contrastare nel titolo rispetto ai precisi contenuti politici e ai riferimenti culturali alle classi sociali ben indicate. Nella musica si utilizzano con notazioni alternative proprie delle avanguardie tutte le risorse e gli stilemi della ricerca vocale, dal cantato al parlato, dal gridato al sussurrato, dal vocalizzo alle consonanti sonorizzate. Il testo ora appare, ora si disperde in un andare e venire che lascia chiaro il messaggio, un puntare il dito della denuncia sociale. Bisogna condannare severamente chi creda nei buoni sentimenti e nell'innocenza, non certo priva di carica ironica. Finale con drammaturgia a quartetto, con il pianista che aggiunge il fischio e la recitazione, mentre la cantante suona anche alcune note gravi al pianoforte. Buon ascolto. Thank you.
la decima bagatella di Marie Kogoi sembra concludere ottimisticamente un monologo inquieto, da cui traspare, come seguendo le onde del mare, la sua ansia di comunicare.